soprattutto benvenuti qui presso questa bella sala consigliare del municipio di San Giovanni Teatino per questo incontro che con la San Gio Lavoro abbiamo pensato di organizzare. Io sono Tiberio, Marco Tiberio, sono il responsabile di Alleanza Assicurazioni dell'Agenzia di Pescara e per la presentazione poi magari più avanti ci diremo altro. In questa parte iniziale quello che volevo dirvi è che con questo incontro abbiamo pensato, appunto insieme alla San Gio Lavoro, di portare dei contenuti, quindi delle informazioni per quanto riguarda il settore assicurativo e nel contesto faremo un parallelo con la nostra azienda che rappresentiamo, quindi Alleanza Assicurazioni, dove andremo anche a rappresentare quella che è una concreta opportunità di lavoro per il progetto che questa nostra azienda sta facendo a beneficio di giovani del territorio che rappresentiamo. Io rappresento la parte centro-nord dell'Abruzzo per quanto riguarda l'azienda. Nello specifico, velocemente, ecco, questo è il programma dell'oretta e mezza in cui staremo insieme, quindi ripeto, una parte formativa e una parte che riguarda proprio un'opportunità lavorativa concreta che valuterete voi nel corso di questo incontro. Per la parte formativa parleremo un po' del mondo del lavoro e parleremo soprattutto del mondo assicurativo, cioè di tutto ciò che è all'interno di questo nostro particolare contesto che non è conosciuto al mercato. Ecco, se io vi dico l'avvocato, se vi dico il broker, se vi dico le autorità politiche, se vi dico ecco, qualunque tipo di professione e vi chiedo fate un abbinamento con un film, sicuramente lo trovate qualcosa che ha a che fare con queste figure professionali. Se io vi chiedessi, in questo caso vi metto in difficoltà, vi chiedessi conoscete un film dove c'è l'assicuratore, dove c'è il consulente assicurativo? Ecco, è un contesto poco conosciuto. E su questo vogliamo, in accordo con la San Gio Lavoro, dare anche dei contenuti per far capire qual è questa attività che noi svolgiamo. Ovviamente poi entreremo dentro Alleanze e soprattutto dentro l'opportunità lavorativa che noi andremo a dare. Io, prima però di partire ai lavori, in questa mia presentazione volevo presentare e passare la parola al primo cittadino di San Giovanni Teatino, però volevo farlo, se mi permette, con una considerazione, no? Volevo ecco, farle questa, ci siamo conosciuti 3 minuti fa, no? Volevo farle questa mia confidenza. Prima di venire qui, come Alleanza abbiamo in corso in Italia vari accordi, Alma Laurea a livello nazionale, ma nella territorialità abbiamo fatto anche qualche altro incontro, l'ultima inizio anno con l'Università d'Annunzio a Pescara, quindi abbiamo avviato delle partnership per dare opportunità di lavoro. E io con la collega, a cui poi le presento, ci sono qui le colleghe che territorialmente sono competenti come ispettrici di Alleanza, ho parlato, ho detto sì, proviamo sul territorio, no? E proviamo, parlavamo, dice perché, dove vogliamo andare? Mi dice di San Giovanni Teatino si parla molto bene, no? C'è un'amministrazione che peraltro se non sbaglio è stata riconfermata proprio quest'anno e ci sono tante attività che fanno in particolare a beneficio delle persone sul mondo del lavoro. Ecco, io sono venuto qui con questa curiosità, questa è la confidenza che le voglio fare e le devo dire che quando si parla non c'è lavoro o in politica ecco, non c'è interesse collettivo, non c'è interesse pubblico. Ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, i propri pensieri, io sto esprimendo il mio. Io ho trovato qui a San Giovanni Teatino una attenzione alle politiche sociali, in particolare alla politica del lavoro, molto molto forte. Ho conosciuto Alessandra Marrone, che quando si parla di San Gio Lavoro no, si pensa un po' un'associazione, ecco, l'associazione. Le aziende sono fatte di persone. Qui, al di là delle responsabilità e dei ruoli che le persone rivestono in questa struttura, ecco, quello che voglio dirvi è che ho trovato la stessa passione che abbiamo noi nel fare il nostro lavoro. Ho trovato una persona davvero molto molto attiva, molto attenta. Ho trovato nei colloqui successivi con l'assessore altrettanta attenzione. Quindi quello che volevo dirle, signor Sindaco, ho il mio pensiero, Si dice in politica sarà pure così, ma voi stesso avete dimostrato che unendosi si possono fare belle cose.
La ringrazio dell'opportunità che ci dà, unendo Alleanza Assicurazione, un'offerta di lavoro e un'opportunità per i ragazzi, e le faccio i miei complimenti per quello che ho potuto apprezzare all'interno di questa bell'aria che si respira. Il sindaco di San Giovanni di Atino, Luciano Valerucci. Lui è grazie. Molto più bravo di me, io non ho niente da dirvi, e chiaramente se vi dovessi raccontare per quale motivo certi giorni non vengo in comune, perché ogni volta che vengo qua chi mi conosce direttamente mi chiede un posto di lavoro. Noi il lavoro non ce l'abbiamo, perché il comune non può assumere e perché comunque stiamo vivendo ancora una crisi. Io penso che molta gente il lavoro che l'ha perso probabilmente non ritroverà più lo stesso lavoro, bisogna rimettersi in discussione. Qualche anno fa mi è capitato una signora che è venuta e mi ha detto: guarda, io ho mio figlio che cerca lavoro, e tu di lavoro non ce l'ho. Noi abbiamo creato uno sportello lavoro che incrocia domanda e offerta. Chi si iscrive allo sportello lavoro con una professionalità, nell'ambito di quella professionalità ha un'opportunità di lavoro che può essere anche in tutta Italia, perché questo sportello è collegato col Ministero del Welfare, il portale Quick Lavoro, che significa che se un'azienda di Milano cerca un dipendente da inserire in un'attività che può essere anche in Sicilia, e magari ha una particolare professionalità, saldatore a filo continuo, scrive saldatore a filo continuo, automaticamente gli appaiono gli iscritti di tutta Italia, ma anche di San Giovanni di Atino. È successo con qualcuno che cercava lavoro, addirittura poi l'ha rifiutato perché 2.500 euro al nord, in una località sciistica, a fare le lenti per gli occhiali non gli andava bene, è rimasto qua disoccupato. Ora io dico che se uno c'ha famiglia e lavoro dove sta in questo momento, se lo deve scegliere. Mio nipote se n'è andato in Germania. Questo ragazzo ha fatto un corso per mulettista che noi abbiamo finanziato direttamente. Questa è un'opportunità che un'azienda privata che ci aveva chiesto come poteva fare per cercare due o tre nominativi. Io ho detto: guarda, no, i nominativi non ce l'abbiamo. Abbiamo uno sportello che ha selezionato una serie di persone e in base a quella selezione voi troverete l'opportunità di lavoro. Quel ragazzo fece il corso, adesso lavora alla Famecanica come mulettista. La patente da mulettista costa 650 euro. Noi con l'accordo con l'agenzia interinale gli abbiamo dato la disponibilità della sala del Consiglio Comunale, che è casa vostra. Molta gente non sa che questa è la casa del popolo. Noi, piuttosto che tenercela bella come una bomboniera, la diamo a chiunque ce la chiede, e abbiamo sponsorizzato diverse iniziative. Questo non è l'unica, e mi auguro che da questa iniziativa ci possa essere un'opportunità di lavoro per qualcuno di voi. Abbiamo fatto corsi per pizzaioli, pasticceri, alta pasticceria, cake design, saldatori, mulettisti, addetti alle vendite. Noi ci buttiamo ovunque, perché se le aziende vengono da noi e ci chiedono la disponibilità, noi gliela diamo. Poi l'opportunità ve la dovete creare voi. Purtroppo adesso dobbiamo anche immaginare che chi è nato fornaio probabilmente il lavoro non lo troverà più, perché tanto ormai il pane si vende ai supermercati, hanno le macchine, eccetera. Bisogna reinventarsi un lavoro. L'italiano era famoso nel mondo per la nostra testardaggia, anche ma la grande voglia di voler riemergere. I nostri nonni, mio nonno ha cambiato 7-8 mestieri, quindi che significa? Che oggi stiamo vivendo la stessa crisi di anni fa, però in un'epoca in cui internet praticamente ha creato quello che oggi è un benessere e uno sviluppo in avanti, però ha lasciato indietro molta gente che probabilmente un posto di lavoro non lo troverà più. Allora, questa è un'opportunità, mi auguro che per voi lo sia concretamente. Non penso che tutti, voi dovete assumere solo 3 persone, mi sembra, giusto? Sì, dipende di dove sono, qual è il territorio. Su San Giovanni di Atino abbiamo un numero molto limitato, poi i candidati che sono presenti e che fossero interessati allargassero a Pescara o a territori limitrofi potremmo anche estendere. Altrimenti siamo a 2, massimo 3 sulla... Abbiamo vinto anche un corso, in un concorso europeo per dare lavoro a 15 ragazzi, un progetto europeo di cui noi siamo capofila. Abbiamo fatto una selezione su 30 ragazzi, 15 stanno continuando, verranno assunti dalle aziende del territorio, ma li paghiamo noi per 8 mesi e poi l'azienda che li avrà formati se li terrà. La Regione Abruzzo sta mettendo in campo molte risorse, noi stiamo partecipando a tutta un'altra serie di bandi, però purtroppo se era da 18 a 29, la gente dice che 30 anni che deve fare, sta a casa. Noi ci siamo tuffati su quello e quello c'era. Adesso ce n'è uno per 35 anni in poi, dovete andare su internet, perché la Comunità Europea sta mettendo molte risorse per creare opportunità di lavoro. Quelle che tocca a noi le faremo noi, però ormai penso che internet ce l'hanno tutti qua. Mia mamma c'ha il profilo Facebook a 80 anni, quindi penso che non lo so chi ci deve incontrare a 80 anni. Quindi leggete e venite sul sito del Comune, perché noi tutte le opportunità le mettiamo sul Comune, perché il posto di lavoro non esiste più.
Grazie Sindaco. Grazie. Condivido assolutamente queste osservazioni. Il mondo ha una velocità e ormai prende davvero una direzione, ecco, che se si pensa a 3 anni fa davvero è cambiato tutto, no? Ecco, le dico anche questo, noi siamo la prima azienda europea del settore assicurativo a digitalizzare, quindi stiamo completando un progetto di rollout proprio per dare opportunità di valorizzare quelle che sono le risorse, però non lasciamo indietro nessuno, quindi cercheremo di mantenere tutte le persone che abbiamo nella nostra forza lavoro. Sono d'accordo con il signor Sindaco, oggi i posti fissi non ci sono, però si può costruire lavoro, non è vero che non c'è lavoro, c'è lavoro. Facevo un esempio molto calzante prima, ma la cosa più importante è davvero volersi mettere in gioco. Io la ringrazio del suo intervento e volevo anche che il responsabile, perché alla fine siamo per un progetto, un'opportunità concreta di lavoro, oltre alla parte formativa, quindi volevo chiedere all'assessore, che ringrazio per la sua presenza, Ezio Chiacchiaretta, ecco, cosa vuole darci come apertura delle attività che facciamo questa sera. Io mi prendo tante le penne perché il comune non ce l'ha. Prego, prego. L'abbiamo messa a posto. Beh, intanto io saluto tutti, grazie per la presenza molto numerosa. Ringrazio Marco Tiberio per l'opportunità che ci ha dato di vivere questo convegno, quindi come opportunità ai cittadini, tutti i collaboratori. Per questa iniziativa, che sicuramente è un'iniziativa che porterà dei frutti alla collettività, così come da tempo noi stiamo cercando di fare. Io ho assunto la guida dello sportello lavoro da poco tempo e è evidente che è un ottimo strumento a disposizione della pubblica amministrazione per far combaciare la domanda e l'offerta tra chi cerca lavoro e chi lo dà. Però questo in via impersonale è così, poi queste cose vanno costruite perché bisogna calarsi nella realtà quotidiana, che sicuramente è tutt'altro rispetto a un'opportunità, uno sportello, comunque un'istituzione che uno mette in piedi. Tanto per cominciare, io l'ho fatto già l'altra volta quando abbiamo fatto il convegno a cui faceva riferimento il sindaco, il primo contatto forte è per affermare una presenza dell'istituzione e della pubblica amministrazione va fatto con le aziende, perché oggi voi capite che parliamo di lavoro, ma parlando di lavoro bisogna riferirsi a chi poi il lavoro lo dà, e per poterlo dare l'azienda oggi va messa nella condizione di poter esprimere le proprie potenzialità, perché l'azienda oggi vive un momento di crisi generato da tutte le difficoltà che conosciamo, così come evidentemente sono state anche un po' abbandonate dalle politiche nazionali a quelle che è il loro destino, e cioè a vivere una condizione di disagio rispetto a pesi sempre più forti che l'azienda ha quotidianamente, non avendo l'appoggio di nessuno. Quindi noi come amministrazione siamo ripartiti dal fatto che per creare lavoro e creare opportunità bisogna mettere le aziende mettersi a disposizione delle aziende con tutte le loro esigenze, perché quotidianamente ovviamente le aziende hanno contatti con le pubbliche amministrazioni, hanno velocità di poter realizzare i loro progetti, quindi hanno necessità che ci sia un'istituzione che lo spalleggia e non come burocraticamente da anni succede in Italia, che un'iniziativa economica si blocca nei meandri delle stanze dei comuni, delle province, delle regioni e muoiono lì, e quindi ovviamente un'azienda, un'impresa che non investe è un'occasione perduta per decine di giovani che potrebbero invece approfittare di quella opportunità. Quindi noi siamo partiti e ripartiti con questo spirito, e con questo spirito abbiamo accolto anche la proposta di Alleanza Assicurazione nel momento in cui si è presentata, per far conoscere la nostra collettività, per far conoscere la nostra realtà e per dire che noi siamo pronti e aperti anche a far sì che i giovani di questo territorio possano cogliere l'occasione, ogni occasione che viene data, perché poi questi convegni, questi incontri sono importanti, poi quando si entrerà nel merito il dottor Tiberi vi dirà nello specifico, sono importanti per far capire anche le modalità, ma soprattutto le abitudini consolidate che purtroppo oggi vanno cambiate radicalmente rispetto a quello che è la società. Oggi perché il giovane in Italia non trova lavoro, trova difficoltà a trovare lavoro? Perché questa è una società che oggi, di fronte alle difficoltà generali, si sta autoconservando in quello che è la classe delle persone che fino ad oggi hanno trovato lavoro e stanno lavorando,
e fa sì che questi giovani, questa nuova generazione, non venga proiettato come un'opportunità nel mondo del lavoro, ma si tenga all'interno delle famiglie, che cerca di conservare dei privilegi, che cerca di conservare dei benefici per i propri figli, però tengono unite le famiglie sul lavoro dei padri e non dando l'opportunità ai giovani di poter crescere e poter acquisire all'interno delle aziende la nuova loro opportunità di lavoro da sviluppare nella vita. Questa modalità oggi sta creando una categoria di giovani che ovviamente una grossa parte resta disoccupato, perché oggi le statistiche dicono che, per esempio, in Italia un giovane su 4 dai 18 a 25 anni trova lavoro. Nel resto d'Europa invece 1 su 2 trova lavoro, negli Stati Uniti 1 su 2 trova lavoro, quindi la nostra percentuale di disoccupazione giovanile è altissima, perché si tende a conservare con le aziende, con le istituzioni che appoggiano questo status, la classe che era quella precedente a questa dei giovani. Se così sarà, noi avremo da qui a un po' di anni una categoria di giovani che diventeranno poi padri a loro volta e poi anziani, che saranno dei pensionati sociali. Noi stiamo creando per il futuro una società che invecchia, che non trova opportunità, che non trova nessuna espansione, e creeremo un'Italia sempre più povera. Quindi oggi noi, chi può, e devo dire che oggi la Regione in questo senso si sta dando molto da fare con delle iniziative che cercano di coinvolgere. Qui da noi è venuto anche l'assessore regionale Marinella Scloc, che ci ha illustrato quelle che sono le proprie attività nel campo delle opportunità di lavoro ai giovani, e noi ci siamo trovati molto in sintonia, perché con le nostre iniziative di apertura cerchiamo di trasferire queste nozioni, queste informazioni, questo stimolo a questi ragazzi, per far sì che comunque l'opportunità possa essere colta e in tutti i campi ci sia un sostegno da parte delle istituzioni, perché per nostra abitudine, per nostra cultura, diciamo in Abruzzo, nel centro-sud, ma un po' in generale in Italia, comunque il cittadino ha necessità di capire che l'istituzione stia a propria disposizione, che sia un riferimento forte e importante. Laddove c'è l'abbandono a questi problemi, chiaramente ci sta un quasi desistere, perché quando quotidianamente vengono dei giovani, vengono anche i genitori a chiedere lavoro, eccetera, e chiaro, la risposta non può essere che il lavoro non lo dà né la politica, né il sindaco, né l'assessore, ma l'assessore o il sindaco deve creare l'opportunità di lavoro che poi può essere colta da tutti, e quindi noi stiamo agendo in questo senso. Noi stiamo forse cominciando a raccogliere i primi frutti, questo per dare anche un segnale positivo. Noi da qualche mese stiamo notando che San Giovanni di Latino, come è sempre stata, e cioè capoluogo dell'area metropolitana, perché capiamo che questa è un'area importante per tutti gli investimenti. Voi dovete sapere che San Giovanni di Latino ha il 70% come area metropolitana degli investimenti della regione Abruzzo. La regione Abruzzo è grande, cioè quest'area raccoglie il 70% degli investimenti, tutti i marchi commerciali più grandi stanno qui, tutte le iniziative economiche più grandi stanno qui, quindi evidentemente vuol dire che è un territorio ambito, e questo noi lo dobbiamo sfruttare per far sì che, oltre a quello che può essere il tornaconto e l'interesse del comune, venga proiettato e riversato sulla collettività con posti di lavoro a favore dei giovani. Ci stiamo muovendo in questo senso, e quindi, dicevo, abbiamo ricevuto molti contatti per favorire iniziative nuove che verranno sul territorio, e quindi questo non farà altro che dare possibilità nuove ai tanti ragazzi, tanti giovani che si vogliono avvicinare al mondo del lavoro. Quindi la nostra è un'azione incessante, tutti i giorni, quotidiana, in questo senso, per dare opportunità di lavoro a tutti. E in questo contesto si inserisce questa iniziativa di questa sera, che non fa altro che far conoscere sempre di più a voi questo sportello lavoro, che è uno strumento che sta a disposizione della collettività di tutti. Io invito i giovani quotidianamente a venirsi a iscrivere, perché non è importante che si sia iscritto e poi si pensi che il giorno dopo si possa in qualche maniera già raccogliere i frutti, ma intanto bisogna far presente all'amministrazione con questo strumento di essere alla ricerca di un lavoro, e laddove c'è possibilità l'incrociamo con le richieste dell'azienda. Alleanza è stata sensibile a questa nostra richiesta, perché si è messa immediatamente a disposizione per dare strumenti di possibilità per farvi conoscere questa opportunità. Anche questa opportunità sarà
per voi, per i giovani che stanno qui stasera, una possibilità di cercare un'opportunità di lavoro nuova. Quindi io ringrazio il dottor Tiberio perché ci ha favorito in questa iniziativa che, oltre a, come dire, a farvi conoscere quelle che sono le opportunità di Alleanza, dà possibilità a noi di farvi capire, perché voi oggi da questa sera diventate il veicolo anche verso chi oggi non è presente in questa sala, rispetto a giovani che devono capire che l'amministrazione c'è. Questa amministrazione è attenta alle politiche del lavoro, si lavora per questo, ci sono gli strumenti che noi dobbiamo cercare di ottimizzare e sfruttare al meglio possibile. Lo sportello San Gio Lavoro è un'opportunità per la popolazione e evidentemente va colto, non va tenuto lì come un fiore all'occhiello che poi non serve a nulla. Noi siamo abituati alle cose a farle funzionare, a cercare di ottimizzare e trarre il massimo degli obiettivi da tutte le cose che mettiamo in campo, diversamente non le facciamo, cioè dalla sedia noi non siamo abituati a fare i politici del far vedere, cioè fare un'iniziativa che sia popolare solo nel momento in cui ci si appresta le elezioni, noi siamo abituati a lavorare nel corso dei 5 anni per poi evidentemente chi vuole ripresentarsi, ma oggi credo che la popolazione si attende molto sotto questo aspetto e noi cerchiamo di fare il massimo possibile per quanto nelle nostre possibilità, fermo restando che vi dico, la Regione Abruzzo in questo momento ci sta dando una grossa mano, ma in generale in Italia le politiche non sono così tanto favorevoli da essere rivolti ai giovani che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro. Noi qui lo facciamo e sappiamo di fare il massimo possibile per darvi un'opportunità che voi meritiate e che San Giovanni di Latina possa cogliere. Grazie. Grazie. Io prima di avviarmi all'interno del nostro rete e mezza in cui staremo insieme, nel ringraziare per la presenza istituzionale del sindaco che vi chiedo di raggiungere un attimo qui, vorrei un attimo, prego, che mi raggiunga, nel ringraziare quindi le autorità che ci ospitano, ma al di là della presenza che è molto apprezzata, volevo dare un piccolo significativo gesto di apprezzamento per quello che state facendo, perché diceva benissimo Ezio, è l'opportunità di far incontrare le aziende, e questa è un'opportunità, con le persone che hanno in questo momento, questo è un aspetto sociale molto importante, necessità di lavorare. Io come piccolo gesto, il valore non è assolutamente un valore economico importante, assolutamente, però è un piccolo gesto perché credo che questa giornata sia importante non per le autorità, perdonatemi, ma sicuramente per voi, quindi averci chiamato e siamo qui come azienda e metterci a disposizione, ecco, il gesto significativo è che vorrei ricordare questo giorno affinché possa essere per qualcuno di loro, spero per tanti, un avvio di un percorso lavorativo, quindi volevo dare questo piccolo riconoscimento, lo volevo dare anche a Ezio, è un portacarte, il logo storico nostro, e volevo chiamare anche Alessandra, prego Alessandra, perché ho trovato in Alessandra davvero una persona che si occupa molto di voi, una persona che si occupa davvero molto di voi, e vi chiedo un applauso per le autorità e per Alessandra che ne rappresenta davvero la migliore espressione. Grazie Alessandra, grazie. Ho preferito farlo ora perché vi sono molto impegnati, grazie di essere stati comunque qui, se poi potete rimanere benissimo, grazie, noi ci avviamo e entriamo nelle attività allora, grazie tanto.